aiutateci a lavorare a non dover chiudere i battenti. L'estate ad agosto sarà terminata, i turisti andranno via e le attività di ristorazione, in un anno che mai era stato così difficile, rischiano di non riprendersi più. È l'appello lanciato al comune e ai cittadini di Pescara dal direttore di Confartigianato Fabrizio Vianale, che chiede che vengano rivisti i nuovi orari stabiliti dal comune per le attività della movida. Gli orari sono in vigore da oggi fino al 24 luglio compreso e dopo la diffusione della nuova ordinanza, la seconda della stagione, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA esprimono forti perplessità. In base ai nuovi orari, i locali di Piazza Muzzi e del centro storico, bar, ristoranti, pizzerie, pub, potranno rimanere aperti fino alle 2 del mattino successivo di venerdì e sabato, mentre dalla domenica al giovedì dovranno chiudere a 00:30. Nelle altre zone della città invece è consentita l'apertura fino alle 2 tutti i giorni. Vianale sottolinea che non è stato accolto nemmeno il livello minimo delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria all'amministrazione comunale. La città è viva grazie a queste attività che hanno investito e hanno riaperto con i loro soldi. Noi queste attività le avremmo dovute aiutare di più. Noi avevamo fatto la proposta giugno, luglio, agosto all'inizio sempre alle 2, tra virgolette, quindi rinunciando un po' al venerdì e sabato, però spalmato in tutta la settimana, non è stata accolta. Siamo stati riconvocati, abbiamo detto facciamo un piccolo passo indietro, facciamo l'1:30 durante, diciamo, la settimana e le 2:30. Niente, si sta arrivando alla nostra prima proposta ora a fine estate. Il problema secondo noi non esiste, perché l'amministrazione avrebbe dovuto fare una scelta forte per una città che vogliamo turistica. E dall'altro lato sappiamo che il caos creato in quel periodo era dovuto al fatto che dopo mesi e mesi di chiusura a livello psicologico si tendeva a uscire di più, e tra l'altro era l'unica zona aperta in quel momento delle polemiche. Attualmente si può andare in vacanza, si può andare sulla Riviera, si può andare a un Lido, si può andare al porto turistico, si sta, diciamo, rendendo omogenea la parte antropologica di tutta la città, per cui il problema non si pone. Non possiamo fare un discorso fino al 24 luglio, quando questo è il mese, diciamo, della città di Pescara, perché poi agosto Pescara si svuota.